Allora Dennis, ciao, dopo 2 mesi, ciao, ci siamo ritrovati l'altra volta in palestra, insomma sembrava, si rideva, scherzava, qualcuno diceva, cosa che ti diceva? Ti spezzo in due, eccetera, eccetera. Ma noi, anch'io insomma siamo sui 50 anni, io sono del 62, anche tu, insomma mi sembra che sono contento per te, bene, raggiunto l'obiettivo di arrivare alla finale, giusto? Sì, sì, giustissimo, sono andato a fare i campionati mondiali UIBBN, cioè Unione Internazionale Bodybuilding Natural, e contentissimo, sono riuscito ad centrare la finale. Non ho vinto, però è come che l'avessi fatto, sono arrivato quinto, un ottimo quinto. Pensare che il livello era ancora più alto degli europei, a cui ero arrivato terzo. Tanto per essere sintetico e farlo in breve, dire una cosa giusta, quello che è arrivato secondo agli europei, qui non è riuscito neanche a centrare la finale. Io, essendo arrivato terzo, sono riuscito a centrare la finale, per me quella è stata già una vittoria. Ah, ma sicuramente. Senti, io leggevo su alcuni giornali la vittoria di Mangia Bistecche, una cosa del genere. Cosa voleva dire quel titolo? Praticamente natural, bistecche, non ci sono steroidi, natural. Praticamente bistecche, uova e riso, e basta. E basta, e tanta volontà, praticamente allenamenti costanti. Ad esempio, un esempio veloce, sotto gara l'alimentazione si fa rigida, cioè bisogna diminuire i carboidrati, aumentare le proteine con la carne, possibilmente bianca, uova. Poi l'allenamento si fa 6 giorni su 7, insomma dura, però è natural, non ci sono aiuti di nessun tipo, cioè steroidi, no, zero, non esiste. Anche perché hanno fatto rigidi controlli da noi, ne hanno fatti a campione, 2 o 3 per categoria campione, per cui insomma è una cosa... Si sente spesso parlare di questi steroidi. Sì, no, e difatti per questo che contentissimo, anche perché io non sono, diciamo, uno che non ho più 20 anni, ne ho più di 50, mi alleno da più di 20 anni e insomma sono piccole soddisfazioni personali, ecco. Grandi soddisfazioni. Esatto, ti ripeto, ho un quinto posto, che poi magari sai c'è stato quello che mi ha detto avresti meritato un po' più qua, è relativo, il quinto posto va benissimo, perché ho ricevuto anche un sacco di complimenti in positivo e questo mi rende molto orgoglioso e contento. Guarda, io ti devo dire che in questi giorni un amico comune ci aveva detto guarda che il Dennis insomma si è piazzato bene, bisogna che gli facciamo una piccola intervista, ho detto volentieri, ma ti devo dire che in questi giorni mi ha fermato più persone e proprio sollecitandomi, anzi alcune arrabbiate perché sulla stampa locale non è stato abbastanza dato risalto a questa notizia. È un po' dispiace perché è sempre una notizia sportiva che fa onore alla città, insomma. E questo mi rende, come ti ripeto, felice e orgoglioso, perché vuol dire che, insomma, va bene o male, nel mio piccolo qualcuno mi vuole bene, dai, diciamo così, dai. Però ti ripeto, è stata una bellissima esperienza, la rifarei tranquillamente perché mi è piaciuto un sacco l'organizzazione. Cioè, poi arrivare là a vedere un palco lungo 18 metri, con 3 schermi giganti, con tanto di traduttore, insomma tutti, eravamo più di 100 atleti. E poi alla fine vedere il mio articolo, la mia foto sul giornale, in prima pagina, su 100 atleti. Per me questa, ripeto, è più di una vittoria. E sono veramente contento dell'esperienza che ho fatto. E soprattutto, nome mio, nome di tutto il mio paese, perché non si deve parlare solo di Chioggia nel male, Chioggia così, Chioggia colà, anche nel bene qualche volta, perché c'è il bene a Chioggia. E questo per me è una vittoria, tra virgolette, che la dedico a me e anche al mio paese, perché è giusto che sia così. È che alla Madonna, visto che siamo qua al rifugio Peccatore, siamo venuti, e la dedichiamo. E al mio amico Elio, che sta qua. Certamente vicino. Anche Elio. Senti, adesso che... nel mezzo del cammino di nostra vita, visto che abbiamo 50 anni, hai raggiunto, presatezza. Quindi hai anche un anno più di me, hai raggiunto questo obiettivo. Il prossimo obiettivo? Questo è l'inizio, questo non è un arrivo, questo è un punto di partenza. Adesso il prossimo anno, speriamo bene, sai, come si dice, gli infortuni sono sempre dietro l'angolo, però cioè, questo per me è un punto di partenza, non di arrivo, mai fermarsi. Bravissimo, ciao Dennis. Ok, grazie, ciao a te Andrea.